Cari amici del tuo ben ritrovati qui su canale Ciccio Quiz, ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo terzo per questa stagione 30 e passa episodio del Switch Reacts. Anche la settimana scorsa vi siete, devo dire, sbizzarriti sui mi piace, quindi superiamo i 1000, 1200, 1300 anche per questo episodio, perché anche questa volta usciamo dal trittico delle magie di Duke, ma abbiamo un bel fenomeno di cui parlare. Questo fenomeno, come potete vedere, è Ball Ball. Io ci avevo già fatto un video lo scorso anno, se non sbaglio mi sembra lo scorso anno, lo trovate comunque in descrizione. Non ero sicuro di ritrovarlo qui quest'anno tra i top prospects da analizzare, dare un'occhiata in questi Switch Reacts, però stiamo parlando del figlio di Malote Ball, ragazzo di 218 cm, avevo letto anche qualcosa in più, e 101 kg, 19 anni, posizione centro. Ecco, questa per dire, secondo me è sbagliata, perché già al college non gioca centro, in NBA neanche ci giocherà un minuto da centro, temo. Però questo ragazzo qua ci dà, come si dice, come dicono loro, uno sneak peek, nel senso un... non mi viene la parola in italiano, uno spiraglio, diciamo così, su quello che potrebbe essere il futuro dell'NBA, ovvero gente di 2,20 che porta a spasso la palla come se fosse uno di 2 metri o di 1,90, tira da 3, gioca da esterno, gioca da lungo, fa come gli pare e piace. Ed è proprio per questo che vi porto prima magari di tanti altri questo ragazzo. Volevo portarlo anche prima di RJ Barrett, ma alla fine ho dato ascolto all'ordine del draft e via. Sinceramente mi impressiona più questo ragazzo qui che RJ Barrett, perché come mi avete detto giustamente voi nei commenti, RJ Barrett di realizzatori come lui nell'NBA probabilmente ce ne sono già. Mi avete fatto anche un buon paragone con DeRozan, gli auguro di fare la carriera di DeRozan, perché comunque non vincerà chissà cosa, però singolarmente delle cifre da paura. Questo invece potrebbe fare molto peggio, ma potrebbe anche dare, appunto, come dicevo prima, un'avanguardia, nel senso essere uno che è avanti coi tempi rispetto a quello che si evolverà, a come il basket si evolverà in NBA, come è stato Antetokounmpo, come lo è Anthony Davis, come lo era Durant un po' di anni fa, insomma questo tipo di personaggi qui. Poi non dico che diventerà MVP, titoli, cose, però è uno di quelli che ti rompe un cheat code, no? Un coso per i trucchi. Eccoci qua, in questo bellissimo campo, ed eccolo qua l'uno. Ovviamente il college lo gioca da centro, perché i 2,20 non ci si sbaglia, però guardate qui. Tanto per cominciare così, eh? Allora, io sarò anche di parte, però questo veramente mi fa impazzire, perché fare vedere gente di 2,20 che fa queste cose qua mi fa veramente impazzire, mi sento incredibilmente scarso. Guarda quanto è alto rispetto agli altri. Ecco perché vi sto dicendo, questa era palesemente la distanza NBA. Ecco perché vi sto dicendo che questo è un possibile cheat code, nel senso che è uno di quei giocatori che hanno un trucco che gli altri non hanno. La meccanica di tiro non è fantastica, questo è un po' una botta di culo, però è andata dentro, quindi bravo lui. La meccanica non è fantastica, ma da quell'altezza lì puoi anche forse essere un pelo più lento, che tanto è difficile stopparti o essere contestato, anche se comunque all'interno di un'ottica NBA, se riesci, ecco, queste cose qua in NBA non si fanno, se riesci a migliorare, a velocizzare la tua meccanica di tiro, sicuramente aiuta, ma per quello c'è tutto il tempo del mondo, eh? Tuc, rimbalzo e tiro dalla media, come se niente fosse, come se fosse un'ala piccola qualunque. Se vi ricordate, il padre era magrolino ancora più di lui. Lui si vede che ha una struttura, guarda anche che bel passaggino, ha una struttura fisica che può essere migliorata, o magari anche no, perché alla fine anche Durant non è che sia stato potenziato nel fisico chissà quanto. Quindi, tutto sommato, quello preoccupa il giusto. È vero che... No, però, no, così proprio in faccia alla gente, cascando per terra, cosa vuol dire? È vero che è importante avere un fisico pronto per l'NBA, ma non necessariamente devi essere enorme con 50 kg di muscoli addosso, ecco. Alzagliela! Ma fra, alzagliela! Bianchi, ma che state a fa'? Un po' sbasso? Lì! E dagliela, e dagliela, e sì, lì così.
Lì così, tra l'altro, partita tirata ci siamo beccati, ovviamente essendo in un college un po' più scarso, a differenza di Duke che vincevano 140 a 60, qui le partite sono leggermente più tirate. Beh, non è poi così brutta la meccanica, ovviamente non è, voglio dire, non è Klay Thompson, non è Steph Curry, ma insomma, ripeto, da 2,20 di altezza non è facile. Diamo un'occhiata ai tiri liberi, giusto per curiosità, ma visto che tira bene, non ci dovrebbero essere problemi, ma insomma è giusto sempre farli vedere perché spesso i tiri liberi sono problematici per i giocatori NBA. Non dirmi che la rimontano sotto di 6 a 20 secondi dalla fine. Gli passiamo la palla? 3, gli passiamo la palla? Sì, clutch. Però hanno perso poi alla fin fine. Guardate anche difesa, comunque, questo è importante da vedere anche in un'ottica NBA, perché lui sarà in una posizione un po' difficile da mettere, perché in che ruolo lo fai giocare questo? Dipende da in che squadra va molto lui, secondo me. Non verrà preso, secondo me, altissimo, perché ci sono tanti motivi per cui dovrebbe fare male, però quella difesa lì da un esterno, poi guarda come corre in contropiede, guarda che roba, e corri lì dietro. Vabbè, post fade in faccia a due persone, tanto che cazzo ce ne frega, 2,20 saltando, non lo stoppi neanche se ti metti uno sopra l'altro, e via andare. Ok, magari se non ti facevi prendere il rimbalzo sul tiro libero era meglio, però ok. No, vecchio, ma che fai? Ma che fai? Ma ti sembra un'idea quel tiro lì? Ma ti sembra un'idea decente? Ma che fai? Addirittura, virata. Tech, mezzo sfonda, ma vabbè, ci sta. Altro video per noi contro Syracuse, quindi una squadra un po' più decente, o comunque una di quelle che bene o male arriva abbastanza in fondo al torneo NCAA. Chissà se questa Oregon, come andrà quest'anno, non lo so. Non credo fosse un passaggio quello. Una sorta di floater bello, beh, mani educatissime per essere di 2,20, ragazzi, comunque. Ma da terra si è alzato, ma che vuol dire? Ma oddio, era per terra e si è alzato in un. Ma due. Ok, ma cosa c'è scritto lì? Ma che cazzo? Vediamolo in contropiede se mi spara un dietro la schiena, magari. Oddio, pensavo facesse un Eurostep. Ok, rivedibile, poi è lungo 8 metri e fa canestro, ok. Eh sì, effettivamente senza una finta non mi sembra una gran idea tirare da sotto, eh. Se posso dire la mia, vediamo se ne fa un'altra in questa azione. No, probabilmente è un rimbalzo. No, niente, ha smaccato via. Vedete, anche qui quelli un po' più grossi, va bene che ha fatto fallo, però fa difficoltà ovviamente a tagliarli fuori perché è proprio leggerino. Però, insomma, compensa con altre doti. Ti dirò, la meccanica sembrava più brutta delle prime volte, rivedendola un po' di volte, tutto sommato, voglio dire, mica male. Passagliela, no, eh? Sono queste cose qua che poi mi fanno impazzire, pensando che questo è alto 2,20, che riceve lì e pensa di partire in palleggio invece che tirare, cioè. Gliela passiamo? Dai, via di nuovo, olè, Edouard, non lo fermi, eh? Non lo fermi perché è lunghissimo, non lo fermi. Fa un passo e ti passa oltre, ciao, andata. Syracuse non mi sembra tutta questa competizione, a dire la verità. Anche per farsi tiretti qua, questo tiro è difficile, eh. Cioè, nel senso, ok che sei lungo e non ti stoppano, ma è difficile, ok. Alla fine li hanno abbastanza vinti, battuti tranquillamente quelli di Syracuse. Però quella sorta di gancetto, o comunque floater lì da appena appena dentro l'area, è difficile, ci vuole un tatto mica da ridere, quello è il classico tiro che fanno gli esterni per non essere stoppati. Vabbè, insomma, abbiamo visto un po' di cose, direi che la nostra idea ce la siamo fatta. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ovviamente. Secondo me dipenderà, ovviamente, come sempre. Ci sono quei fenomeni che in qualsiasi squadra vanno poi al draft e va bene lo stesso, mentre tanti altri giocatori dipende molto dalla squadra. Certo è che se viene messo nell'ambiente giusto e viene sfruttato per le sue caratteristiche, ripeto, secondo me potrebbe essere anche un crack. Deve aver fortuna di non avere infortuni e di non essere troppo penalizzato per il fisico leggerino, perché non so, giochi da 3, giochi da 4, 5 nei quintetti piccolissimi, ma poi ti stuprano a rimbalzo perché sei leggero. No, non lo so. Potrebbe diventare Thor Maker, come potrebbe diventare una sorta di Kevin Durant.
dipenderà tutto da come si evolvono le varie situazioni. Io ci spero perché lui mi piace, mi fa impazzire con questo tiretto lì, tutto magrolino che tira in piena, mi fa abbastanza ridere. Però è veramente forte. E fatemi sapere la vostra nei commenti. Come vi ho detto prima, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Ci rivediamo domani con il settimana 8 del Weekend NBA. Bella.